Buongiorno ragazzi, ciao, finalmente riesco a parlarvi anche qui su YouTube della nuova novità, perché sono ancora incinta, ve l'ho ormai accennato su Instagram, credo da un mesetto, sì, all'incirca un mesetto, ma non ho ancora avuto il tempo di fare due chiacchiere qui su YouTube e raccontarvi un attimo di questa novità. Allora, innanzitutto, come state? Qualche tempo che non ci vediamo. Io tutto bene appunto con questa novità. Tutto è iniziato verso l'inizio dell'anno. Faccio un attimino un passo indietro. Tommy è nato a fine ottobre. Abbiamo quindi a fine ottobre festeggiato il suo primo compleanno. Abbiamo aspettato insomma che arrivasse l'anno nuovo. E poi con l'arrivo dell'anno nuovo, quindi inizio insomma, gennaio 2024, abbiamo iniziato a pensare a questa seconda gravidanza. Sia io che Stefano abbiamo sempre desiderato, ci è sempre piaciuta l'idea di avere dei bimbi molto vicini di età, perché così essendo loro molto vicini di età si trovano sicuramente di più rispetto ad avere molti più anni di differenza e poi anche per noi, perché così diciamo facciamo una faticata in un colpo e poi insomma crescono insieme e iniziamo ad alleggerirci anche noi piano piano poi nei prossimi anni, anche se, spoiler, vi dico, mi piacerebbe, mi è sempre piaciuta l'idea di tre bimbi, avere tre bimbi, anche se stesso questo non è molto d'accordo, quindi vedremo come andrà. Per il momento ovviamente siamo felicissimi così, siamo contentissimi di questa seconda gravidanza, di questa seconda nuova vita in arrivo, arriverà a gennaio 2025, a metà gennaio. Comunque, tornando al discorso, perché sennò poi perdo il filo, sto tra l'altro cercando di fare questo video con Tommy che sta giocando con gli animali. Si sta distraendo lui un attimo in soggiorno, quindi spero di avere almeno questi 10 minuti per poter fare due chiacchiere con voi e raccontarvi un attimo. Dicevo, quindi inizio gennaio abbiamo iniziato a pensare a questa seconda gravidanza, alla possibilità di cercare un altro bimbo e quindi poi nel decidere mi hanno detto ok, proviamo con la ricerca senza intestardirci troppo rispetto a Tommy. Stavolta la ricerca è stata molto più veloce innanzitutto, io ci ho pensato molto molto meno, vi dico la verità, infatti nel giro di un paio di mesi, visto che so che è una domanda che spesso mi fate, è stata cercata la gravidanza? Sì, assolutamente sì. È arrivata in quanto tempo è arrivata? Stavolta è stata molto più veloce la ricerca, perché nel giro di un paio di mesi alla fine abbiamo visto il test positivo, mentre con Tommy, come vi raccontavo quando vi ho annunciato della gravidanza del primo trimestre, ma vi metto qui nelle schede il video dedicato, ci abbiamo messo molto più tempo, quasi un anno, non proprio un anno, ma quasi. Quindi anche eravamo partiti già con l'idea, diciamo, di metterci non per forza lo stesso tempo, ma comunque di non metterci poco, quindi che ci voleva del tempo, perché avevamo visto la stessa cosa, insomma, anche con Tommy, poi è vero che ogni gravidanza è sé, però ci aspettavamo di dover aspettare, insomma, un pochettino di tempo prima di vedere il test positivo. Invece, contro ogni aspettativa, un paio di mesi e il test è stato positivo 2 o 3 mesi. Ora bene, non ho neanche preso il conto perché in realtà vi dico, l'abbiamo cercata con talmente tanta leggerezza, senza fissarci troppo, come invece negli ultimi mesi poi è stato fatto con Tommy, che è arrivato qui, non toccare il cavalletto alla mamma, per favore. Ovviamente quando gli dico di non fare una cosa è bello che la fa, comunque dicevo, l'abbiamo cercato con tanta leggerezza, senza fissarci troppo, senza pensare ai giorni giusti, quasi che invece appunto negli ultimi mesi come Tommy avevamo fatto, visto che passavano i mesi e il test non era mai positivo, comunque arrivava sempre il ciclo, arrivava sempre la mestruazione, non puntuale perché comunque con Tommy c'è da dire che avevo anche un ciclo molto lungo, un ciclo irregolare. Mentre invece post parto, quindi dopo la gravidanza di Tommy, dopo il parto, quando mi è arrivato il capoparto circa 6 mesi dopo aver partorito, il ciclo è sempre stato perfetto, precisissimo, 28-30 giorni al massimo, sempre super regolare, non ha mai sballato di, se non di qualche giorno, quindi ciclo regolare.
boh, forse tutto si è sistemato, è tornato al proprio posto, quindi nel giro poi di poco, insomma, il test è stato positivo. Tra l'altro ce l'ho qui e ve lo mostro così vi racconto anche un attimo, ecco qui, com'è stato il momento del... il giorno, insomma, del test. Ho fatto il test il 15 maggio, avevo un ritardo di una settimana. Quando doveva arrivarmi la mestruazione, ho visto quel giorno, insomma, non è arrivato. Ho detto, vabbè, vediamo domani, vediamo il giorno dopo, insomma, non arrivava. Quindi nella mia testa iniziava già un po' a farsi l'idea di questa possibilità, quindi di essere incinta. Però non so perché, non me la sono sentita di fare il test subito, ho voluto far passare qualche giorno anche per, boh, magari metabolizzare, non so neanche io perché, ma ho voluto aspettare un attimo. Mi ho aspettato qualche giorno, non avevo neanche un test di gravidanza in casa, quindi poi il lunedì ho comprato il test su Amazon e il martedì mi è arrivato a casa. Il mercoledì mattina, poi, che è appunto il 15 maggio, mi sono decisa. Io ho fatto il test di gravidanza, era una mattina, eravamo da soli a casa di Tommy, stava fuori per lavoro, qui in cameretta ho fatto il test, o meglio, vabbè, sono andata ovviamente in bagno, però poi qui in cameretta c'è stato il momento dell'attesa, quel minuto che in realtà mi è volato, perché non mi sono neanche resa conto, poi mi è caduto l'occhio, ho visto proprio questa linea super marcata che è uscita praticamente sotto, quindi incinta. Quando ho visto il test positivo, vi dico, me l'aspettavo, perché come ho detto me l'aspettavo un po', questa sensazione di essere incinta c'era, anche perché ero ormai in ritardo di una settimana, non avevo sintomi però. Alcuni di voi mi hanno chiesto su Instagram, hai avuto sintomi particolari, qualche dolore che ti ha fatto pensare di essere incinta, essendo più grande, eccetera. No, in realtà non mi sono accorta di nulla sotto questo aspetto, anche perché io allattavo ancora Tommy quando ho fatto il test, quindi il seno da quello proprio non sono riuscita a capire niente, proprio perché... Cosa è successo? Stavo allattando, doloretti da ciclo in arrivo in realtà non ce n'erano, niente di particolare. Tieni, che bello, cosa c'è qua? Cos'è quello? E quindi avevo solo questa sensazione perché non vedevo la mestruazione arrivare, ma per il resto non ho avuto sintomi, almeno non le prime settimane. Quindi test positivo, un mix di gioia, felicità, emozione, un po' anche di incredulità allo stesso tempo. Oddio, adesso cosa facciamo? Tommy è ancora comunque piccolino, anche se ovviamente è stata cercata, per il momento in cui poi ti vedi il test positivo, quindi con questo concretizza che insomma c'è questa nuova vita in arrivo. Tanti pensieri in un attimo passano nella testa, e adesso cosa facciamo? E come lo dico al papà, soprattutto perché Ste non era a casa, saranno tutti contentissimi, insomma un mix di emozioni. E però a Ste l'ho detto il sabato, ho fatto qualche giorno a resistere, non so come io abbia fatto, perché la tentazione di dirglielo subito era davvero tanta. Ovviamente però non l'avrei mai fatto al telefono. Però quando poi la sera è arrivata a casa ho voluto aspettare il weekend per dirglielo in tranquillità. Vero Tommy, che mi ha detto il papà in tranquillità. Un po' insomma se l'aspettava, anche perché ovviamente sapeva che stavamo cercando questa gravidanza, sapeva che il ciclo non mi era arrivato, perché comunque ovviamente nei giorni precedenti lui mi chiedeva e mi diceva no, non è arrivato. Quando ho fatto il test, io sapevo di essere, lui ovviamente mi chiedeva ancora, ma il ciclo che è arrivato? No, vediamo, boh, chissà, aspettiamo ancora un attimo. Vagavo un po' così, finché appunto poi 5 giorni dopo gliel'ho detto. Se lo vogliamo dire che c'è qualcuno nella pancia della mamma? Beh. Dai bacino alla pancia della mamma. Dai bacino? Dai bacino? Ovviamente con lui stiamo cercando di fargli capire che qui c'è qualcuno, e lui, come vedete, dà il bacino sulla pancia, dà le carezze, qualcuno gli chiede, lui indica la pancia, quindi un po' ha capito, secondo me al 100% no, perché comunque è piccolo, non ha ancora 2 anni. Noi stiamo cercando di prepararlo per quando poi arriverà il momento e mi vedrà tornare a casa con qualcun altro. Fra poco, tra l'altro, dobbiamo fare la morfologica, perché io attualmente sono nella 21esima settimana. Sto registrando questo video molto più in là rispetto a quanto ho fatto con Tommy, ma
ragazzi, vi assicuro che ho sempre poco tempo. Infatti anche adesso non so come io stia riuscendo a ritagliarmi questi 10 minuti per fare questa registrazione, questo video. E quindi insomma sono 21 settimane, vi faccio vedere la pancetta di 21 settimane, eccola qui. Quindi adesso inizia decisamente a farsi vedere, eccola qui. Sappiamo già il sesso, un'altra delle domande più gettonate su Instagram. Nei prossimi giorni vi prometto che vi diciamo che cosa sta arrivando. Come vi stavo dicendo, abbiamo la morfologica fra poco, la settimana prossima, una delle visite più importanti, non vediamo l'ora. E cosa c'è? Cosa c'è? Io tra l'altro non vedo l'ora di iniziare a comprare vestitini, perché in realtà ancora non ho preso nulla praticamente, ma in realtà anche con Tommy avevo aspettato la morfologica, dopo la morfologica avevo iniziato a prendere qualcosina. Non vedo l'ora di iniziare a prendere nuovi vestitini piccoli piccoli, mamma quanto sono belli. Non vedo l'ora di riempire il suo armadio, che sarà questo accanto a quello di Tommy. Quindi dobbiamo fare anche un po' di riordine in cameretta, svuotare l'armadio, magari lo facciamo insieme in qualche video. Che appunto voglio svuotarlo tutto, voglio organizzarlo bene come avevo fatto per Tommy. In realtà voglio mettere mano un po' anche nel suo armadio, sistemare tutto, quindi volevo fare anche dei video dedicati all'organizzazione dell'armadio di Tommy, di Baby 2 in arrivo, vero? E così insomma vi mostro un po' come ho deciso di organizzare anche all'interno dei loro armadi. E voglio sistemare un po' questa stanza, anche la stanza accanto, però proprio di quello magari parleremo in un altro video. Oggi questo video era solo proprio per raccontarvi di questa novità, che ci ha reso ovviamente molto molto felici. Non se l'aspettava quasi nessuno, perché appunto nonostante io abbia sempre detto, anche insomma a mia mamma, la mia suocera, insomma un po' a tutti, ho sempre detto che mi sarebbe piaciuto molto avere bimbi molto vicini di età, dei figli vicini di età, però sai, si dice poi tra il dire e il fare c'è di mezzo il mare, no? E invece ci siamo sentiti pronti e quindi ci abbiamo provato ed eccoci qui con un'altra nuova vita in arrivo. Quindi anno nuovo, vita nuova letteralmente, mi sembra così incredibile se mi fermo a pensarci, perché comunque già Tommy è impegnativo, vi dico la verità, è impegnativo, adesso è bello tosto e vivace, non sta fermo un attimo, ha un'energia pazzesca, quindi sicuramente con l'arrivo di Baby 2 sarà ancora più complicato gestire entrambi, perché ovviamente Baby 2 avrà bisogno delle sue attenzioni, come è giusto che sia, sarà sicuramente tutto un po' più complicato da gestire, ma ovviamente ce la faremo, ce la metteremo tutta, se avremo bisogno di una mano chiederemo una mano, fortunatamente abbiamo tutti i nonni che ci aiutano sempre tanto. Tra l'altro Tommy non andrà al nido, ma andrà direttamente alla materna a settembre dell'anno prossimo, quindi io farò, cioè noi faremo da gennaio a settembre comunque con tutti e due a casa. E vedremo come andrà, sono molto curiosa di vedere come sarà questa nuova vita in quattro. Mamme di due bimbi, molto vicini di età, magari come noi, con una differenza di 2 anni, perché Tommy e Baby 2 avranno una differenza di 2 anni e 2 mesi, quindi praticamente 2 anni. Fatemi sapere com'è stato l'inizio, i primi mesi, raccontatemi un po' le vostre esperienze. E così vi leggo volentieri. Vi prometto che nel giro di poco vi annunciamo anche il sesso, perché appunto noi lo sappiamo già, avendo fatto il DNA fetale, l'abbiamo scoperto dall'esito del DNA. L'abbiamo fatto ovviamente perché volevamo essere più tranquilli, quindi abbiamo preferito farlo, l'abbiamo fatto anche con Tommy. E con quell'esame viene evidenziato anche il sesso, quindi l'abbiamo scoperto così. Stavolta a differenza di Tommy, dico questa cosa e poi chiudo il video, non abbiamo fatto la festa per annunciare il sesso, ma abbiamo fatto una festa molto intima, però io e Stella l'abbiamo scoperto semplicemente aprendo l'esito del test, quindi innanzitutto controllando e guardando che tutto fosse ok, ovviamente la cosa più importante, e poi c'era appunto anche il sesso, quindi l'abbiamo scoperto così. Io non pensavo, ma è stato molto emozionante anche scoprirlo leggendo questo responso. E nulla, comunque presto vi diciamo di che cosa si tratta. Grazie ancora per essere stati con me, un bacione, alla prossima, ciao!